Aia, porca miseria! Hai fatto? Grande! Oddio! Hai avuto paura! E ridi un po'! Buongiorno a tutti amici di CB Rides e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con la nostra zavorrina, primo viaggio con lei. Viaggio, arriveremo al lago di Bracciano, saranno sì e no un'oretta di moto. E poi circumnavigheremo appunto il lago di Bracciano. Non faremo autostrade, raccordo, altro, ma faremo tutte strade interne. Tanto è vero che ora, per uscire da Roma, stiamo prendendo tutto il centro. Passeremo infatti da Villa Borghese, Piazza del Popolo, attraverseremo il Tevere se non erro, e altro. Comunque, visto, fino a qua non ci siamo persi. Praticamente è nata una scommessa tra me e la zavorrina: se ci perdiamo pago io la cena, se non ci perdiamo invece la paga lei. Quindi l'obiettivo di oggi è non perderci e raggiungere il lago di Bracciano. Ora stiamo imboccando Viale del Muro Torto, che a quanto pare è l'unica strada di Roma ad essere senza buchi, a essere in buone condizioni. E questa strada praticamente è la strada che ci porta a Piazza del Popolo. Sto coglionito. Ah, ma hai visto questa che mi ha strinto? Sta amore, non mi sono piegato per niente. Eccoci qua, arrivati a Piazza del Popolo, esattamente sulla sinistra. Esatto, di là. Se vuoi mi fermi e ti dico come attivare la cam. Come no? E come fai ad attivarla, scusa? Aspetta, fammi vedere. Ma ce l'hai tutta girata, si è girata. Ora dobbiamo costeggiare il Tevere. Però mi sa che non si vede di qua. Ah no, in realtà dovrebbe essere qua giù. Che cosa bella ti sto facendo vedere oggi. Oh, questo è Corso di Francia, ora stiamo attraversando il Tevere. Hai visto che era bello quel ponte? Hai visto che posti ti porto a vedere? Io ho delle aquile. E ce lo secci. Comunque ogni piega una risata, raga. Perché la mia ragazza c'ha paura dietro quando piego. E si sente che urla. Allora si butta, quando io sto in curva si butta dal lato opposto della curva. Quindi faccio un po' più fatica ad andare giù. E inizia a gridare. Non so se si sente le grida dalla mia camo. Non potete capire. Che c'è, amo? Che c'è? Amore, che c'è, amore? Come? Non ho capito. Ma fai così a questi moto che passano. Salutali. Salutali. Ti pare che tu ti butti dall'altro lato, amore? Così mi destabilizzi. No, dice di girare qua a destra, Anguillara Sabazia. Oh, e mo vedo. Ma proviamo, amo. Tutto al più scendiamo e andiamo di là poi, ok? Mo faccio qua in versione giriamo per... E ma andiamo là al lago e vediamo dove andiamo, ma se ci perdiamo pazienza. Tanto stiamo con Maps, non ci perdiamo. Ecco il lago! Abbiamo appena visto il lago, eccolo là, non so se lo vedete voi. Un attimo che apro almeno io la visiera perché il casco non ho voglia di togliermelo. Oh. Di là, se andavamo in città Anguillara Sabazia, là ci trovavamo, sull'altra sponda. Infatti noi da quelle parti là lo vedemmo. Di qua, camminiamo dritti dritti, siamo arrivati alla città. Ci facciamo tutto il giro così, 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 così e ritorniamo a casa. Dai, su. Ah, aria fresca. Vedi che bello qua, mo, il lago? Saluta, mo. E voglio di andare al parco del lago? E allora? Ah, che bella aria fresca che si sente, mamma mia, sto chiuso nel casco, sto un pezzo d'acqua. Aia, porca miseria. Mi è venuta una cosa contro la fronte, che male. Ciao. Perché non riesco a piegare il pollice. Comunque, visto, erano una ragazza e un ragazzo quelli. Non tu che non vuoi. Salutali pure tu, amore, però. Vai, saluta questa, ma fatti vedere. Vai, dai. Hai fatto?
Grande! Che schifo! Qua stiamo andando in un altro paesino ora. Col cavolo ci vado là, non ci posso andare io. Consorzio Colle Fiorite. Penso debba ritornare indietro di là però, mo. Perché se questi vengono di qua. Questo non ha salutato, hai visto? Quello non mi aveva salutato, io l'ho salutato. Quello non mi ha salutato. Vuoi arrivare su quel paesino là sopra? Su quel paesino là sopra? Di qua si va. Vabbè. Sì, perché? Questo non saluta, mo. Ah no, ha salutato, hai visto? Ha salutato pure quello, pensavo che non salutasse, invece ha salutato. Che bello, vedi come sto vicino! Che spettacolo! Dai, lo andiamo a fare! Poi là, quando atterri arrivi sul lago, sai che bello? Mo se trovo un buchino mi fermo. Ma a bracciano facciamo pausetta qualcosa, un panino, un toast. Che? No, perché? Quinto paese che ci fermiamo, la quinta volta che dice mo andiamo a mangiare un panino, un qualcosa, ma mo ci fermiamo a mangiare un panino, un qualcosa, ma un caffettino almeno, un panino mi prendo, qualcosa. Potrei anche fermarmi qua al Le Ballon. A pizza fan, non ci mangio mai la pizza. Perché ridi? Ti fa tanto ridere. Il saluto originale sarebbe questo, cioè la V, però ognuno saluta a modo suo alla fine. L'importante è il principio, il salutarsi, non è tanto come lo fai. Per esempio prima ci hanno sorpassato una ragazza e un ragazzo, la ragazza ci ha salutato con la gambetta e invece l'altro ci ha salutato con la mano. Questo hai visto, addirittura in piega ci ha salutato. Aggrappati, amo. Dovevo superare a quelli e due. Puoi tornare a rilassarti se vuoi, eh. Vedi qua che spettacolo. Perché voglio fare una ripresa qua? No, che schifo, quello sta scalzo così, che schifo, andiamocene, amore, andiamocene. Qua è Bracciano, amore. Dove andiamo a sgranocchiare qualcosa? Ci fermiamo qua, al forno 2? Okay. Boh. Se qualcuno arriva in questo paese a quest'ora, ovvero alle 5 meno un quarto, affamato, non può mangiare niente, perché è tutto chiuso. Riusciremo a mangiare qualche cosina? Dove? Sei seria? Fermati un attimo, amore, aspetta. Mantieniti, stai concentrata. Allora ragazzi, ci siamo. Ragazzi, sì. Ragazzi, abbiamo mangiato. Ragazzi, ci siamo rifocillati con due pezzi di pizza bianca con salsiccia. Un panzerotto al forno. Oddio, ma tu, amore, ho paura. Oddio, aiuto. Aiuto! Oh, ma non vedete la paura che c'ho? Oddio! Vabbè, stavo dicendo che abbiamo mangiato un pezzo di pizza bianca con pecorino e salsiccia, un panzerotto ripieno di prosciutto e formaggio fondamentalmente. Ora cerchiamo di andare al castello, ma stiamo appunto da capo, mo. Va buono, non fa niente, andiamo a Roma. Ma perché è un casino, scusa? E quindi? In realtà figlio è qua. Ma andiamo con la moto, dai. Quindi a sinistra? E poi dritto? Qua?
Dove ora? A destra? Più avanti? Dritto? Qua? Amo? Dove? Quando? Dove ora? Ah, questo è dove stavamo prima. Passeggiata fatta, ragazzi, ora stiamo cercando di raggiungere il castello. Amo, questo qua è il castello. E non lo so da dove si entra. Dici fino a mo non vuole. Oh, amo, e ce ne sa ci a Yamashu. Dove l'hai visto scritto? Non c'era mai c'è? Lo potevi di premio che attrasardo in, bra. Fino alla fine non entriamo più nel castello che costa 8,50 euro. E ora andiamo direttamente. Eh? Vuoi andare a vedere il mercatino? E quindi ora ritorniamo a Roma se alla Zavorino non viene qualche altro desiderio. E mo? Sì. Che hai detto? Hai avuto paura? Vuoi ritornare a Bracciano? Oh, chi è? Chi è? Me ne vado dritto in mezzo all'erba? Amo, sto evitando i dossi! E tu che colpa ne ho? Se ne schivo uno e ne prendo sette. Cioè, ma tu vedi un buco? Che strada mi fa Famaps? Sta stronza la potevo segnalare la buca, però ti serve un cerchione. E ridi un po', mamma mia. Amo. Che bel verde, la pipì devi fare. Dai, sono 3,6 km sono rimaste. Arrivati a questo punto, ragazzi, ci siamo persi e ci abbiamo messo circa un'oretta e mezza, due ore per tornare a casa. La GoPro inoltre si è scaricata e non ha ripreso più nulla. Non mi resta che augurarvi i saluti finali. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Facebook. Ciao ciao ragazzi, al prossimo video. Arrivati a questo punto, ragazzi. Giuro che ti metto.